Va? Eccoci. Buonasera, buonasera a tutti, è la terza volta quest'oggi che salgo sul palco di Casa De Sì, con la location di oggi che è stata tutta concentrata nella nostra sede, ed è anche un piacere, nonostante insomma fosse un fuori programma, ma vedo che comunque è stato da tutti recepito il fatto che siamo qui per questo terzo appuntamento della serata, dopo aver trascorso le ore piacevoli precedenti in compagnia del poeta Langella, subito dopo la musicista Teresa De Sio ha presentato il suo libro, e per chiudere questa terna di altissimo livello quest'oggi ho il piacere di presentare una persona che ha ad oggi bisogno di poche presentazioni. È un personaggio che a molti è noto per i suoi trascorsi televisivi e teatrali. È noto anche perché in questi giorni lo avete visto bazzicare per Villa Cidro con grande continuità, con vero piacere. Infatti presento l'artista di questa sera, Maurizio Lastrico, che sì. Grazie mille, salute a tutti. Buonasera, salve. Grazie. Grazie dell'accoglienza. È arrivato signor sul palco. Cristian, applausone, è stato grande presentatore. Dimmi, Cristian. Sì. Arrivato sul palco, io lo lascio perché rischio di sfigurare per questione di centimetri. No, quindi sei un figo e qualità morali fantastiche, non ti preoccupare. E va bene, dimmi. Il recital Quello che parla strano, Maurizio Lastrico. Grazie. Bene. Vieni. Ma neanche a casa mia c'è sto casino qua, vieni. Che paraculo, vado sempre prima, 4-5 giorni prima nelle piazze per... So che è uscito in certi bar giù, al bar Mix, diciamo il centro tamarro di Villa Cidro, c'è questa ragazza, mi ha detto vieni stasera a bere una cosa, io ho detto sì, ha fatto uscire i quadri su Facebook, notte con Lastrico, delle cose un po' da lap dance anche, va bene, allora ci siamo con molti di voi, non ci conosciamo, e allora, ma stasera la buttiamo in cacciara, vera, allora ho preparato un sunto della mia vita, la mia vita condensata in 5 minuti. Per rompere il ghiaccio o per crearlo ancora di più. Adesso vedremo. La mia vita inizia 9 mesi prima della mia nascita nella stanza dei miei genitori. Entriamo con rispetto. Prendi la pillola? Sì, sì, tranquillo. Incinta. Mi sa che ho preso i tic tac. Lo teniamo? Sì, no, sì, no, sì, no. Se vi scalza vado al limbo direttamente. Ma sì, lo teniamo oramai, grazie, è bello sentirsi indispensabili. Terzo mese, ecografia. Depistare paparazzi ecografici. Secondo me è femmina. Nono mese, è l'ora, vieni fuori, mamma permesso. Ciao Christopher. Torno dentro. No, dai Maurizio, zac, via il cordone. Bastardi, mi serve. Mi alz culata. Vabbè, gattoniamo. Bipede, prime parole. Awa gat me a. Mio figlio è un genio. Asilo, arti figurative. Bravo Mauri. Ma come si chiama questa bella capretta che hai disegnato? Ma veramente sarebbe mia mamma che stira, ma vabbè, insomma. 5 anni! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, regali ricattatori. Nonno, pigiama della Sampdoria. Papà, divisa ufficiale sudata del Genoa. Nonno, astronave della Sampdoria. Papà, sistema solare del Genoa.
ho deciso, sto col Genoa, vince la Scudetto, la Sampdoria, Genoa in C2 col Porto Torres, prima elementare, Grembiulino, A-E-I-O-U, promosso. E beh, ci mancherebbe. Quinta elementare, Pensierino, la maestra. Canto un'ode a chi c'ha destra, a dar voti è disonesta, ma davanti c'ha una sesta, quanto è figa la maestra. Bravo! Bravo! Bravo, dallo psicologo. Vedo che le finezze non vi sfuggono. Scuole medie, ormoni e nozioni. Le Alpi sono marittime, cozie, graie, pennine, pippe, le pontine, retiche, pippe, carniche, giulie, pippe, promosso, montagne di pippe, adolescenza, stai attento a chi frequenti, tranquilla mamma, tossici, dai forza, in tre sul motorino con me, sconosciuti, caramellatemi, superiori, prof di latino, rosa, rosa, rose, rosam, rosa, rose, chi viene volontario? Io, prof, rosa, rosa, rosse, si rasa, è tutta rosa. Bravo! Segatum! Segatum! Papà, mi hanno bocciato. Vabbè, capita. Papà, mi hanno messo in panchina. Bastardo, fai entrare mio figlio! Esame di maturità, scuola privata, 5 anni in 1. Cosa fanno gli egizi? Le piramidi. Com'è Leopardi? Pessimista. Quanto c'hai nella busta? 5.000 euro. Maturissimo! Visita al militare. Dov'è che bisogna entrare qui? Scusate ragazzi che ho visto... Riformato! E vai! Università! Università, lettere, indirizzo fancazzistico. Bravo, 110, lode, pompino accademico. Mondo del lavoro, eccomi. Voglio fare l'astronauta, assunto. L'astronave intergalattica doppia gamma comunica che l'S lunga chiuderà fra 10 minuti. 30 anni, Mauri, metti la testa a posto, dai. Vieni a lavorare con lo zio nel cantiere. Cabaret! O Zeus, preserva me dallo cantiere, che temo più di un litro di clistere. Piuttosto vo in TV dal cavaliere, ma almeno a dir minchiate per mestiere. Ma bravo, si vede che sei innovativo, che hai studiato. E allora, tournée, Genova, aereo, Cagliari, Villa Cidro. Buonasera. È un pezzo che ho raccontato anche ieri, ma è piaciuto, me l'hanno detto nei bar, allora lo riracconto. Cosa? Cosa hai fatto? Non ho capito la cosa comica, perché è scattata l'ilarità? Ma che cazzo è sta cosa? Ma è incredibile! Ma io oggi ragionavo su questa cosa qua, ora posso dirti una roba. Io fuori dall'Italia non sono così, cioè normale, medio, conosciuto. Io ho pensato, ora ti faccio questo cotidiano, ma sarò di 1,90? Sono arrivato, l'altezza media è un po' più bassa del solito, e allora sembra Richard Gere sto qua che è arrivato, capito? No, non so, è una roba impressionante, ma mi trasferisco qua infatti, non ci torno più su a Genova, piove, fa cagare. Allora, oggi, Nemo profeta infatti. Le bariste, una categoria che non avevo mai, una cosa, no, incredibile, non so il profumo, guardavo la camicia, vabbè, no, vabbè, poi alla fine niente come al solito ovviamente, tanti racconti. Tante noccioline in giro, ma eccetera. Vabbè, insomma, oggi, cioè, ieri stavamo facendo le prove durante la presentazione del libro e è arrivato il presidente della fondazione, il quale mi ha ingaggiato qui, e ha sentito una scemata che ho raccontato, che mi è successa qualche giorno fa a Genova, e lui ha detto, dai, raccontala la presentazione.
ma no, super presidente, non me la sento, insomma, no, non l'ho provata, io sono abituato a studiarla per bene. Su, dai, ti prego, forza, che tutti rideranno. No, ma guardi, è piena di parolacce, non mi sembra il caso. E allora lui ha detto, ma vabbè, sostituisci le parolacce con dei numeri. Secondo me non è la stessa cosa, ma oh, che quattro ci posso fare. Allora, l'altra mattina mi sveglio, piove, 41.000. Ecco, già una di quelle giornate di 34 che si prospettano 34 al quadrato, dico mi metto a dormire, suona il campanello. E radice di 2328 fratto 9 però. B è 7, 14, 21, 28. Apro la porta, c'è il mio vicino che mi aggredisce. 51, 52. Cos'era quel casino ieri notte? Non è possibile, 2x pi greco. Sai, io ancora mezzo, 3, 14 dal sonno, non capivo un bene amato 15. No, sto qua continua. Tutta la notte a far casino. Tu e quelle 79,3 delle tue amiche. Ho detto, no, tanto 79,3, scusa, ma lo dice tua sorella, Sto qua, cosa hai detto di mia sorella? Ti spacco il 2, ti rompo l'8. Sì, che poi fra parentesi sua sorella poi un po' tre quarti di 9 lo è, ma vabbè, insomma. E mi dà uno schiaffo. 48.000 periodico. Vacca algebra. Vacca algebra. Gli ho detto, senti, allora, finché discutiamo, tu mi dici 38, radice di 99, figlio di ipotenusa, ma va bene. Se mi alzi le mani io chiamo i carabinieri, me ne sbatto il 112, Sto qua, no, scusa, sono una faccia di 1000, è che mia moglie mi ha lasciato, mi è andata la 30 al cervello. Gli ho detto, senti, guarda, io devo andare via al ristorante per levarmelo dai decimali. E sto qua mi segue. Base per altezza fratto 2, ragazzi. Al ristorante tutto bene, finché arriva il cameriere Tony, un po' effeminato, ma è simpaticissimo, mio amico grandissimo, e il mio vicino inizia a prenderlo per il 15. Cioè, oh, il cameriere è un po' 18, cosa prendete? 18? 18 al cubo, secondo me. Dentro di me pensavo, ma perché non ti infili quella lingua di 35 nel 70 che ci sta due volte? Dico, guarda, devo andare via, faccio per andare a pagare. Bi, si sente un clacson. Bi. Ma chi quattro suona? Bi. C'era la moglie del mio vicino in macchina. Bi. Che bello! Allora è tornata da lui, bello, scena romanticissima, anche il cameriere esce, sculettante, diciottissimo, sì, le apre la portiera della macchina, e poi si infila con lei e se ne vanno. Catteto per catteto. Io ci resto di 34, il mio vicino anche 35, 36, le corre dietro, ma cosa non gli esce dalla bocca? 40! Bruta parentesi, grafa! Si gira verso di me e fa, ma mia moglie sta con quel 18 lì? 18, ma alla fine te lo sei preso te nel 15, mi pare. D'altronde l'amore è un'incognita, non è matematica. E qua chiudo la parentesi. Ah no, scusate che poi, aperta parentesi, ecco, io sono rimasto lì a pagare come un ottavo. Chiedo il conto totale 78,50 euro. Dico, ma no. Con i numeri come faccio, Michele, però? Vabbè, sostituisco. Chiedo il conto totale, porca di quella bagascia impestata nel catrame, schifosa Eva. Dico, ma non è possibile. È così, ho preso il treno e sono venuto qui. Questo suggerimento delle strade, potresti poi alla fine ribaltare il pezzo, che è così, e allora l'ho preso. Mi chiedevo, scusate, voi siete ferrati con la Divina Commedia? Fantastico, abbiamo un pubblico intellettuale, ci godo. Fantastico, perché questa sera faremo un lungo viaggio attraverso la Divina Commedia, questa opera centrale dell'italica cultura,
non fosse altro per l'influenza che ha avuto sulla nostra lingua e anche per il mondo immaginario che ci ha regalato la descrizione dell'aldilà. Faremo un viaggio attraverso l'essere umano e anche i suoi rapporti col trascendente. Prenderemo confidenza con i numerosi neologismi presenti in Dante e anche con l'impianto ritmico e endecasillabico. Ma la vera ragione per cui sono stato chiamato qui, in questo prestigioso premio letterario nazionale, è quella di sparare una serie di minchiate infinita. E perciò andiamo a bomba con la prima Divina Commedia. Siete cagati, eh? Ci becchiamo un bel conferenzone di 1 ora e 40. Faccio il figo con i libri, le luci, ma in realtà sono diplomato segretario d'azienda, voglio dire. Bene, so che ci sono anche degli stranieri che sono arrivati, non so, avranno preso il biglietto con Groupon, non ho idea, non so che cazzo capiranno, ma vabbè, insomma. I ragazzi dell'organizzazione hanno detto, vabbè, se mai traduci in inglese, vabbè, vedremo. Potrebbe essere un'idea. Dedico questo brano a tutti i signori che sono venuti controvoglia al teatro, che speravano di stare a vedere la partita. Cosa, scusi? Livorno-Brescia, dice lui. Veramente, ma sei con la radiolina, sei una merda totale, vedi? Sei il capo. Applauso alla sincerità, però lui. Allora, dedico... Hai questa possibilità, allora ti dico, all'interno dello spettacolo tu hai quei 5-10 minuti free che puoi fare dei controlli col telefono. Facciamo un teatro interattivo. Pezzo. Sto scherzando, apri col telefonino, t'ammazzo, maledetto. Pezzo! Non dare troppo corda al pubblico, se no fanno lo spettacolo loro. Pezzo! Finito il mio lavoro, ogni collega lo mando a defecar e sgommo a casa, ca oggi è mercoledì di Champions Lega. Mi pregusto il partitone, il Corsi Gasa, lo tetto in previsione aveo installato d'antenna padellar, modello NASA. Ma subito che io giungo al mio casato, v'è un uomo che attende innanzi allo portone. No, lo prete a benedir, viola bardato, al fine di dribblare il suo sermone, ma sì, m'arrampico dal muro retrostante, e come l'uomo aracno vo al balcone, falcidio in atterrar gerane e piante. Sì, ma d'anima ambientale mi sciacquo il pubo. È l'ora. Le finezze non sfuggono alle minchiate con te, vanno alla grande. È l'ora d'attivar schermo gigante. È più bello d'un figone in cima a un cubo, lo frutto del sudor dei miei ricavi. Comando lo canal, non veggio un tubo. Oh Murdoch, Sky Patron, sterco ai tuoi avi, lo quarto di final sta principiando e qua si vedon sol pornazzi slavi. Lasciata ogni speranza avevo già quando, compare, il partitone champion sano, ma siedo, il campanel va drindrinnando, ma chi è? Chi adopra ad minchiam la sua mano? Che Zeus fulminator ora, saetti, chi m'obbliga a scolar gluteo a divano. E aprendo... No, non è il prete, signora. No,
La ringrazio però, allora, mentre lui la parte calcistica, lei signora ogni qualvolta trova uno snodo drammaturgico che ritiene più opportuno da una parte verso l'altra, è autorizzata a dirlo. Questa è la bellezza del teatro rispetto alla televisione. È una cosa, sicuramente, perché... L'ha incontrato prima, vedrai che adesso apre che c'è lui. Ce l'ha fatto dimenticare, poi arriva. E aprendo, ecco svanirli i bei progetti. La dolce mia metà, a cui ho giurato d'andare allo teatro. E ha già i biglietti. 4 ore di succhiazion, tutte in croato. Grazie mille. Io farei un applauso ai volontari che si sbattono a montare tutto quanto in giro, avanti e indietro. Che... Non è un leccaggio di culo fatto apposta, perché stanno dicendo traduci in inglese per quelli che sono arrivati. Non è... Però mi sfidano, sono venuto qua, fate chi... Vai. Tradurremo questo brano per i nostri amici stranieri che sono arrivati stasera. Stesso brano in inglese. Inglese. Scolastico. Finish my work. I say fuck yourself to all colleagues and go home because today there's the football match. I'm all excited. My heart will go on. But reaching my building, I see a man. Who is? Pig cow, porca vacca. The priest, purple dressed for quaresimal blessing. No, leave me, mollami subito. I climb the wall in a Spider-Man style. Reaching the balcony and destroy all the flower vegetation. But I wash the ball. I'm not a Greenpeace supporter. Here we are. My giant television, HD, Wi-Fi, cazzi e mazzi, sì, I push the button, I see a tube. Oh, Murdoch, shit to your destiny, I don't wanna see lesbian channel. Yeah, but suddenly the match appears. Sorry, Murdoch, I sit on the cadrega, the chair, and the bell is ringing. Who is ringing ad minchiam? I opened the door and the woman said, the priest, I said, shut up. And my girlfriend with 2 tickets for the crashing nuggets, lo schiaccianoci, 4 hour not subtitled. Bella. Mi fa piacere che abbiate colto la citazione latinista chi adopera ad minchiam la sua mano. Sì. È la citazione di un grande allenatore, professore di calcio, il professor Franco Scoglio, che è una persona, è stato l'allenatore della squadra per cui faccio il tifo, che dopo una sconfitta per 4-1 in casa disse proprio al giornalista: lei non può continuare a parlare ad minchiam così. E, sì, e aggiunse anche: oggi faccio un'analisi a 300 gradi. Gli altri 60 me li tengo per me. No, è un piacere poter parlare liberamente, quello che sono, far uscire quello che sono, la mia genovesità. Ora, sono 8 giorni che ho smesso di fumare, sono leggermente più eccitato e sovraeccitato del solito, però è condividere quello che si è. Io sono genovese, dentro terra ligure, un paesino che assomiglia molto a Villa Cidro, abbarbicato su un monte, e lì la mia genovesità, quando sono entrato alla scuola di recitazione, mi sono diplomato lì, è stata problematica, ma non tanto per la cocina. Ora, non so, voi siete mai stati
al mare o in vacanza dalle nostre parti, in Liguria? Sì. Avete visto che amore verso il prossimo che c'è? Che accoglienza! Ecco, appena arrivata al porto, con la nave, la Tirrenia, c'è un posto che è focaccia 1 euro, calda 1,50 euro. Per invogliare un attimino il turista a fermarsi lì, eccetera. Quindi capite che uno come me che arriva in sta città qua, che tutti, oh vieni qua, dico ma che cazzo vuole sta gente qua? Vogliono rubarmi dei soldi, sti bastardi. No, c'è questa roba che non siamo abituati, è un esborso di gentilezza che non è tollerata, è come un virus troppo forte, non hai gli anticorpi per la gente aperta. E allora era un problema, benissimo, ma è veramente una difficoltà di godersi le cose. Anch'io devo dire, stasera, chi mi ha fatto la mia logistica, qua che mi portava da una parte all'altra, ero sempre agitato, dicevo ma che pezzi farò, funzionerà, non funzionerà. È proprio questa difficoltà di godersi le cose. Ecco, mia mamma, la prima volta che mi ha visto su Canale 5 in diretta, ha commentato così. Ma ti danno almeno qualcosa lì che... Ma non ti dico i cartelloni, ma sostienimi un attimo, porca... Vengono a sto paesino dell'entroterra Ligure, si chiama Sant'Olcese, e lì i punti di crescita per un giovane ragazzo sono due. Lì c'è il bar e l'oratorio della chiesa, che sono due mondi apparentemente distanti, ma accomunati dal fatto che in entrambi i luoghi viene spesso nominato il nome di Dio. E io mi sono formato... Sant'Olcese ha tanti difetti, ma un grande pregio, sia che dopo una settimana avanti e indietro Milano, la televisione e tutto, posso andare lì con la mia compagna, che vabbè ora non c'è più, ci siamo lasciati, ma è rimasta nel copione, è rimasta. Vabbè, lo dico insomma, la categoria delle bariste, allora se mi comprerò, cosa? Non è vero? Del barista? No, ho detto una cazzata, va bene, non lo capirò mai più, va bene, mi dedicherò alle slot machine. Allora, volevo dire, e lì posso finalmente quietare. Quietare è un verbo genovese che significa acquietarsi. Avete capito, pezzo? All'alba d'un domenical mattino, spalanca già al balcone la mia Giulietta. Stamane bricolaggi lo giardino. Con l'occhio ancor dormiente e con bavetta, m'avvio al fai da me con gaudi eguale a chi va senza sella in bicicletta. Principio a spennellar col mio cinghiale, ma un tratto giunge un trio d'anzian che scruta. Ma perché lo fai così che è fatto male? Dimanda un vecio in mocassini e tuta che all'alba a colazione ritien più sano lo rompere i coglion che una spremuta. Rispuosi allora a lui, è molto strano che un uomo che i falli altrui, ama andar dietro, riuscito sia a campar 100 anni anziano, s'offende e vien da me con l'occhio tetro c'avea a Berlin Zidane con Matarazzi. Sul legno devi usare la carta vetro! Scusami, capomastro di sti cazzi, ma il vecio alza il bastone in quel momento. Stramazza. Ma come un torca al suol. Stramazzi. Non piacque al suo bypass lo mio commento. Pigliarlo per il cul fu incauta mossa. Oh Giove, ma è in stand by? O è proprio spento? Benché lo anziano avea già un piede in fossa e lo altro bene avviato a sepoltura,
rinviene, ma come un uomo che prende a scossa. Marcisce se usi solo la pittura! Tornato all'al di qua, già rompa ugello. Neanche Belzebù lo volle in cura. E va bene, scartavetro e poi spennello. Un piacere lavorare così, grazie mille. Gli organizzatori del premio, quando mi hanno chiamato, mi hanno detto: Lastrico, mi raccomando, vieni, però renditi conto del contesto e cerca di fare anche qualcosa di culturale. Beh, lì, mi sono cimentato e ho scoperto che proprio l'altro ieri cadeva il centenario della nascita di un grande poeta della scuola napoletana. Un poeta forse non ai livelli del grande De Sì, ma comunque egli fece un'opera veramente ardita. Io l'ho conosciuto perché ho iniziato a prendere delle lezioni di napoletano. Non si sa mai, può servire una lingua in più. E sono proprio la Unit 2, Unit 3, lo so proprio male male. Però ho scoperto questo poeta che ha scritto, pensate, una poesia per ogni parola esistente nel vocabolario. Te lo giuro, è un fenomeno. No, sembra una scemata, te lo giuro, è vero. Io l'ho studiata quasi tutte a memoria. Te lo giuro. Non ci credi? Vabbè, faremo la prova allora. Chiedo un po' di luce in sala, perché allora chiederò a voi il no, non voglio la luce. No, ha detto proprio uno, la luce in sala. Detto, no, lascia pure in basso, sennò mi si scazza la prima fila. È un caso. Vuole stare, vai andare a vedere lo spettacolo, ma dormire anche un po', non mi rompano i coglioni. Allora, giustamente. Allora, Tino Capuozza ha scritto su qualsiasi parola. Io prego di credere che non si è messi d'accordo con nessuno di voi. Chi è che ha detto non ci credo? No, scusate, non è che lo picchio, dai, siamo nel gioco. Chi ha detto di voi che non ci credo, che conosco tutte le poesie? Non lo dice nessuno. Omertà fantastica, complimenti. Va bene, chiedo, mi scusi, lei si chiama? Claudio. Claudio, io e lei ci conosciamo? No. No, lo dice con un certo orgoglio, la ringrazio, Claudio. Bene, proprio. Claudio, Tino Capuozzo ha scritto su qualsiasi parola, quella che vuoi, che non sia cuore, amore, sbizzarrici, una cosa... Prego, Claudio. È un vuoto pneumatico. Cosa? Asino. Asino? Bene, ti ringrazio molto. Vabbè, ci sta anche quello. Asino è una grande poesia che tu hai detto, fa parte del ciclo dei grandi animali da trasporto di Tino Capuozzo, che gli scrisse proprio in occasione della nascita della piccola fattoria che egli fece vicino a Napoli nel 1932. Andiamo a sentire questa poesia, non c'è da ridere ma da apprezzare il grande poeta. Maestro, le chiedo una musica cocciuta, prego. Diciamo che è il silenzio, forse la musica che può valorizzare meglio il grande Tino Capuozzo. Perciò andiamo a sentirla. Amusiz, cavedesso mon. Tante cose l'uomo ha fatta, che animale sua compagnia, come o cane, o gatto, o canarino, ma quando volesse vedere a bellezza natura, avesse dinto l'asino, a stava cavalcando o ciuccio, chiano chiano, dinta via, no picciril. Caricesse che sta bellezza mondo, isso mio ronzino, è più di Don Chisciotte, bella assai, e stava in ta fattoria, spazzando, chiano chiano, sceto sceto, no vecchierello. Cavedesso picciril con l'asino in gira, anzi arretra, dicesse: ah, tu credi che l'asino sia animale più bello e forte assai? Ma vera cosa che deve avere l'uomo vicino a sé e fedele d'inta vita e o core. Bravo! Questa è un poeta. Allora, però posso capire che a un primo ascolto la poetica di Tino Capuozzo possa lasciare un po' basiti. Stranamente non ha mai vinto un premio, lui ambiva il premio De Sì, ma non è stato... è arrivato quarto una volta, anzi forse a quarto e poi si è fermato. Però da un secondo ascolto potrete apprezzare molto di più la poetica di Tino Capuozzo, la napoletanità e anche la struttura poetica, e capirete come è riuscito in questa impresa titanica. Perciò chiedo a un'altra persona,
Signora, lei si chiama? Rossella. Rossella, la parola che vuole? Albero. Albero, in un impeto di fantasia Rossella dice albero. Albero fa parte del ciclo dei grandi elementi verdi di Corredo di Tino Capuozzo, che gli scrisse proprio in occasione della Sagra dell'Acero del 1922 a Napoli. Dopo Asino andiamo a sentire Albero. Maestro, io le chiedo una musica, diciamo, genealogica. Grazie. Ma anche qui il silenzio ci può dare una mano. Amusiz, cavedesso mon. Tante cose l'ho ma fatta, re David. Come ho quadro, intelligenza, ho tetto. Ma quando volesse lasciare natura, che a bellezza sua mettesse l'albero. A stava scavalcando piano piano, facendo a casetta in ta sommità, un piccirill. Che dicesse che esta bellezza o mondo, col seme innaffiato cresce e alberosamente ramificando, cresce alta bella assai. E a stava coa sega segando tronco piano piano, un vecchierello. Che vedesse piccirillo estasiato da bellezza o acera, dicesse: ah, tu credi che l'albero sia cosa più forte e alta assai, ma vera cosa che deve avere radici e farà sintesi clorofiliana d'inta vita e o cuore. Devo dire che però, allora, Asino e Albero sono un po' due grandi hits di Tino Capuozzo. E noi non vorremmo andarcene via da questo poeta, congedare questo poeta, senza una qualche chicca. Perciò ho portato qui l'opera omnia delle poesie di Tino Capuozzo. Un parente di Sherlock Holmes ha detto, è un vocabolario, sicuro, eccetera. Però, cominciamo a capirci. Allora, chiedo a qualcuno con delle diottrie, beh, magari ci vede tantissimo. Allora, chiedo... a lei, signora. Bene, ti ho chiesto una disequazione, devi leggere una roba. Allora, di aprire a caso e scegli proprio con grande dovizia quello che vuoi. Scegli. Ci vedi un belino? Ah, se ti sposti, giustamente. Hai detto anche educata, belì, c'hai ragione. Fai il figo, ma fammi vedere la luce. Scusami, non ho capito. Prospettarsi? Sì. Prospettarsi, sì. Va bene. Ti chiami, scusami? Laura. Ti ringrazio molto, Laura, per questo titolo. Una delle poesie minori di Tino Capuozzo, rimaste in un cassetto per anni, fin quando la nostra amica Laura, nemica dell'ombra e della luce, con la vista supersonica, non ha beccato nell'ombra proprio Prospettarsi, che fa parte del ciclo delle grandi proiezioni future di Tino Capuozzo, che gli scrisse proprio in occasione del suo corso di orientamento a scuola nel 1921 alla scuola Garrittu di Pola. Allora, dedicata alla nostra amica, la poesia Prospettarsi. Amusiz, che avete sommato. Tante cose l'ho mai fatte, che viva vita. Con la nostalgia, day by day, tranquillità, ma quando volesse pianificare, fa o planning, cominciasse a prospettarsi. A stava. A stava facendo le carte con Tarocc, chiano chiano. Un piccirill. Dicesse che sta bellezzo mondo, ca carta a sfiga combinando, vedo cose belle assai. E a stava coa palla di vetro, prospettando disgrazie furenti. Un uomo normale, che però sembrava con capello grigio e poche diottrie, inequivocabilmente vecchierel. Cavedesso piccirillo divinatorio a prospettare o futuro incombenza, dice: sa tu credi che a Nostradamus a vedere cose sia cosa più grande e bella assai, ma vera cosa che deve avere certezza succedere oggi a oggi, pana pana, vino a vino, è una bella figa e seconda istanza.
Grazie Laura, uno dei titoli più bastardi d'Italia, veramente. C'è solo una poesia che il grande Tino Capuozzo non riuscì mai a scrivere, ed è la poesia Dentista. Egli non ci riuscì mai, non sappiamo perché, forse un'idiosincrasia nei confronti di questo mestiere, però cerco di porvi rimedio facendo una Divina Commedia, che abbiamo già sentito ieri nella presentazione. Mi autocelebro. Allora abbasso la cresta e faccio il pezzo. È dedicata al mio dentista, Lino, che non so ieri se è venuto, ma stasera c'è sicuro, perché ha detto che è in vacanza alle parti di Cagliari. Ha detto, se riesco vengo a venirti a vedere, eccetera. Dedico la poesia al mio dentista, Lino, persona squisita. Mi ha fatto un controllino di routine, gli ho pagato un Opel Corsa. Facciamolo un impianto nell'osso che è un buco, quando ridi è brutto. Ho un'idea migliore. Non rido più. Resto mogio. Dentista paura fottuta. Entrato a chiappe strette dal dentista. Subodo un trapanar che il cuor nefasta. Vabbè, sfogliando e tette su rivista. Don't worry, dico a me con ritmo rasta. Ma anche se scancello in cuor paura, nei boxer temo traccia ne rimasta. Mi aggiorno su chi tromba l'avventura, quando ecco suo assistente. Orsù, a chi tocca? Son solo. E del mio cul fa pigliatura. Tentenno, ma tant'è mia ora scocca. E dentalica igienista al fin mi pesca, con l'amo suca bava. Suca bava in dentro a bocca, ma ora ecco lo dottor che l'ago innesca. Nel caso sente mal, braccino alzato. Nel dubbio son già stato a libertesca, ma come un guardaline cornutato. Baresica richiesta egli ignora. Su apra che la pero nel palato. O Santa Madre Teresa, Calcutta a suora. Ma perché devo patir sta pena immonda con cui finanzio un SUV per sua signora? La guancia sento già dormiente e tonda, ma er doctor, come un sposo in prima notte, è in tiro già per farne una seconda. E vedendomi tremar l'infame sfotte. Se fossi tuo papà sarei deluso. Se fossi io lo tuo sarei a mignotte. Cessato il trapanar, non cessa abuso. Le scazza se non faccio la fattura? Purtroppo la stampante è fuori uso e... Oh uom, c'hai chiappe uguali allo tuo muso. Ti ringhio il mio livor come Gattuso. E per tutta l'iva che in tua vita è l'uso, ti possan fiamme gialle ardere il buso. E questo spazzadenti monouso tu possa ritrovar di dietro intruso. Una delle mie grandi passioni, oltre al teatro, e sono contentissimo di averlo fatto, è
il calcio sicuramente, ma l'allenatore di calcio. Io ho fatto l'educatore per un sacco con i bambini e sono rimasto perché affezionatissimo al mio allenatore di calcio di quando ero piccolo. È stato proprio una figura fondamentale per me, perdevamo sempre, eravamo scarsi, però è un grande. Allora io un paio di settimane fa sono andato a vedere lui che allenava un torneo di bambini e mi sono messo seduto vicino sugli spalti, vicino alle mamme, tutte educatissime. Sportive. E vedevo lui che allenava e allora mi è venuta la voglia di detto, ma bisognerebbe ricrearlo questo mondo, perché se ne ha una profonda nostalgia, ma è anche un po' la fotografia di tanti casini che poi succedono. Insomma, si può ricreare. Allora, voi immaginate, qua c'è l'allenatore, qui c'è lui che allena, qui c'è la panchina, qui ci sono i genitori sopra incazzati, lì c'è il campo, e la sinfonia faceva e fa più o meno così. Dai bambini, mancano 5 minuti, dai, ce la possiamo fare, crediamoci. Quanto fate cagare, mamma mia. Dai, Vincenzo, dai, scaldati, forza. Tanto persa per persa ti faccio smaltire due etti, forza. Signora, contenta? Faccio entrare suo figlio, Però anche lei mi dia una mano, metta un lucchetto al frigo, per cortesia. Forza. Arbitro, è fallo! Minchia, anche l'arbitro donna ci mancava. Arbitra, oh, quello che ha il collo non è un rossetto, soffiaci dentro ogni tanto. Paolino, non piangere, e non l'ha visto il fallo, pensava alle lavatrici, abbi pazienza. Vincenzo, ti ho detto di scaldarti, non giocare con la sabbia, cosa fai, le formine, santo Dio, dai, passala Michael. Sì, con le mani, sì, sei il portiere, ti do sta notizia, vai, forza. Vieni Sandro, insistisci, grande, stai largo Ibrahim, largo, vai Sandro Khan, continua, stai largo Ibrahim, largo, Ibrahim, stai là, guardami un po' su internet come si dice stai largo in marocchino, perché cazzo, è francese, ma plus à gauche, reste à gauche, plus loin, plus... ma qua non è un problema di lingua, sto qua non capisce un cazzo di suo, secondo me, che... ah, suora, bambini, salve suora, salutiamo suor Domitilla, è venuta a sostenerci, grazie. Un po' d'aiuto celeste ci vuole, grazie mille. Bambini, torniamo, forza! Torna! Torna Ibrahim! Torna Ibrahim! Segui il sole, forza! Guardate, sto qua ragazzi. No, suora, no, non si dice buona fortuna, si dice in bocca al lupo. Esci Michael, fermalo, sputaci, abbattilo! Bravo! Sì, ma come si fa a prendere un gol così, tema? Ma porca di quella pazienza bambini, è un gioco, no, fa lo stesso, non piangere Michael, stai parando bene, tranquillo, suora può andare un secondo in farmacia prima che chiuda a prendermi l'aulin, per cortesia, non piangere Michael, stai parando bene, ecco la prossima volta magari mettici le manine però, mister, ma sei convinto che i tuoi bambini c'hanno 6 anni? Ce ne sono 2 con la barba, porca trota, bene. Fumo uno, non si può? Ah, scusi, arbitra, vabbè, tenete bambini ma non fumatemela tutta, per cortesia. Arbitra, cambio, Vincenzo, dai, lascia stare le piramidi, forza, vieni. Carletto, esci tu, bravo, sei stato formidabile, grandissimo. Comunque noi siamo quelli con la maglietta rossa, non te lo volevo dire. Vai, vai Vincenzo, che sei un tornado. Che... cosa c'è? Cosa? Ho fatto uscire tuo figlio. Eh sì, faccio fare un minuto a Vincenzo, che c'ha la cellulite, porca troia. Ma sì, lo so, tuo figlio è l'unico che la sa passare. Beati gli orfani, veramente, ragazzi. Dai. Sveglia, forza! Calcio d'angolo per noi, ci svegliamo o no? Michelangelo, vai a battere! Vai a battere, Michelangelo, vai a battere! Chi ha detto come sua mamma, bambini? Dai, ragazzi! Però mi è piaciuto, bravi, ok. Cioè avete lo spirito. Allora, Vincenzo, anche tu, forza, in area. Arbitra, aspetti 5 minuti che arriva Vincenzo con i suoi tempi. Michael, tutti in aria, anche tu, è l'ultimo, vai portiere, dai andiamo, vai Michelangelo, bello teso, vai, vai Michael, vai Michael, vai, dacci di testa. Ha presa con le mani. Tutto il campionato che non ci dà con le mani, sto qua l'ha presa con le mani.
Dai, va bene, bambini, è finita, dai, tutti, non farà lo stesso, tutti qua seduti, va bene, pazienza, è un gioco, qua, tutti seduti. Sì, bravo Vincenzo, beviti il Gatorade che devi reintegrare, bravo. Allora, bambini, io lo so come vi sentite. Questo demone che abbiamo dentro di noi si chiama sconfitta. Però nella sconfitta, se riusciamo ad accoglierla, accettarla, noi possiamo, scusate, ciao mister, abbi pazienza, che mi piglia un po', ti venisse la difterite, bastardo, vai. Io conosco lo sguardo che avete, lo sguardo che hai tu, Sandro, tu, Ibrahim, tu, Michael. Lo sguardo che avete tutti quanti. Io quando avevo la vostra età, mio padre mi portava tutte le domeniche mattina a pescare. E non riuscivo mai a far abboccare un pesce. Mai, mai, mai. Sembrava che fossero in Ramadan quelle trote. Ma un giorno, finalmente, proprio mentre mio padre mi stava guardando, e c'era l'acqua immobile del lago che, ricordo, rifletteva l'albeggiare rosso contro i monti innevati, io lì ho capito una cosa. Ma se uno non è portato, ma che cazzo deve andare a pescare a fare? Sta a casa la mattina, gioca alla PlayStation. Dai bambini, tutti a fare la doccia. Sono fiero di voi. Vabbè, vinciamo la prossima. Meno male che è finito il campionato. Sono stati tanti personaggi che mi hanno influenzato ed è stato bello anche qua. Io ho fatto il giro proprio di vari bar, eccetera, eccetera, oltre per questo pellegrinaggio che sembra francamente una roba, ma a trovare tanti personaggi. Mi sono trovato a bere dell'Icnusa ieri, dopo in altri posti. Da noi c'era un personaggio nel bar che si chiamava Massimo Rattazzi, detto Rattaz, che è stato quello che mi ha influenzato molto comunicativamente. Lui era il nostro educatore, cioè ci portava al mare tutte le estati. Era tipo veramente affidabile, era tipo, ci vediamo in Piazza della Vittoria, 9:30, 11:15. Quindi, ma sì, era, la sua grandezza era quella di parlare con dei proverbi rattazianamente modificati da lui. Tra i migliori ricordo, bling lastico, canche abbaia, se hai il coraggio accarezzalo tu, mia. E certi anche più complessi, meno comici ma più complessi, era tipo, chi ben comincia è più incline a deludere le aspettative. Io sono andato a fare un intervento da lui, lui lavora con le medie, e ho fatto uno spettacolo tipo questo con i ragazzini delle medie, e poi sono venuti, c'era un ragazzino marocchino come Ibrahim che è venuto a fare la foto con me, e Rattazzi ha commentato così: Blin, Naim, hai fatto la foto con l'attore? Blin, adesso te l'attacchi sul cruscotto del cammello, Blin. Noi a questo personaggio qua, Blin, gli chiedevamo anche i consulti di cuore, era il nostro mito, perché riusciva con l'umorismo a spiazzarci, ci prendeva in giro. Blin, c'erano le ragazzine quelle un po' più brutte, con i baffi, un po' più racchiette, Rattazzi, da buon educatore, gli diceva tipo, Naomi, senti un po', Blin, ha chiamato il calendario Pirelli se c'è di fare degli scatti, e si beccava delle denunce dei genitori incazzati. Vabbè, noi gli chiedevamo, l'hanno radiato dal rugby, vabbè, se vi capita di guardare Massimo Rattazzi leggete la sua storia e poi sarà da raccontare. Vabbè, io gli chiedevo consulti con questo mio fidanzamento che avevo, che avevo questa ragazza per tanto tempo, sono uscito con la ragazza proprio del paese, di Sant'Olcese, per tanto tempo, e Rattazzi mi disse, però mi faceva un po' disperare, mi disse allora, lastrico, vuoi dei paesi tuoi? Ma per quanto riguarda le mogli, Belin, sardi tutta la vita, non farmi inchiate, no, brasiliane tutta la vita, facevo la leccata di culo. Io non gli ho dato retta e allora sono continuato a uscire con questa ragazza. La storia poi è finita in una situazione particolare che ho raccontato in una Divina Commedia, ora siamo amicissimi e ne ridiamo di questa storia qua, che ha un affondo di verità in questa prossima poesia, e coincide anche con un momento difficile della mia carriera di tifoso, ossia quando il nostro centravanti più forte che abbiamo avuto nella storia, Diego Alberto Milito, è stato ceduto all'Inter, lasciando il Genoa nella povertà totale.
E allora l'ho racchiuso dentro questa Divina Commedia. Vabbè, questo preambolo per dire, chiedo a voi, pubblico attento, alle volte partecipe, è bastardissimo come Laura in certe cose, di trovare il momento dell'agnizione. Agnizione è un termine fico per dire scoperta negativa. Per il resto, atmosfera. Anche così che c'è. Non basta. Nel pieno d'una notte tarda e afosa, io e la dama mia in sulla vettura giungemmo in Camporella, in zona ascosa. Ma poiché ella del guardonte ne ha paura, primanco di sganciarlo tieni seno, li vetri a gazzettar ebbi gran cura, con fame astinenzial, ma di mesi almeno, tuffommi in su di lei, ma porca vacca, mi pianto nello sterno il mano al freno, lo trauma intercostal ardor non fiacca, ma è impervio il fornicar entro sta panda, dannata imitazion di fiat polacca, ma un tratto ella a me, qualcun ci guarda, e scorgo tra i giornal mettendo a fuoco un uomo in ravanar dentro a mutanda, ma vatti a spipettare in altro loco, consiglio allo zozzon che or fugge lesto, e infodera l'augel che intanto è poco, scacciato il peccator nel buio pesto, mi sgrida un campanil, è mezzanotte, orsu concretizziam che m'alzo presto. Pulcin, sussurro a lei, belle guanciotte, ma lei risponde a me subitamente, appellami baldraccia e dammi botte. Già che tal perversion la fa gaudente, ma dopro a mulinar sfanculi e calci, aumenta, implora lei, che sento niente. Mi aggrappo agli giornali atti a pararci. Lo roseo gazzetton m'annunzia il lutto. Lo nostro centro avanti vuol lasciarci. Notizia bromural che spenge tutto. Next year. Ce n'è. E poi le situazioni più avanti non sono andate poi molto meglio. Sì, beh, il momento è difficile. Non so se avete visto, anche oggi ne parlava il Sole 24 Ore, nell'inserto di Economia, l'indice IRFI, cioè l'indice di rimorchiabilità femminile italiano, meno 28%, ragazzi. No, voi ridete, ma qua a Villa Cidro risulta che il numero di 2DP che pro capite è secondo solo la cittadina di Lourdes, ragazzi. Quando là non c'è il raduno degli scout, perché sennò siete... Queste crisi, ragazzi, i nostri giovani, le nostre eccellenze, sono costretti a emigrare, tutti, chi a Cuba, Santo Domingo, una fuga di piselli clamorosa, oppure sono costretti a mettersi in proprio a casa, su internet, giusto per non rimanere con le mani in mano,
oppure a rivolgersi ad agenzie di servizi stranieri interinali. Abbiamo quello che gli economisti chiamano il paying for chulling, ma d'altronde il mito del posto fisso, il rapporto a tempo indeterminato, finché morte non ci separi, ormai è una chimera. Già trovare un contratto di collaborazione occasionale in un bar, c'è da stappare lo champagne. Cioè, quindi queste crisi, signori, queste crisi, e viviamo una profonda contraddizione, perché l'impresa femminile italiana, così restia a offrire opportunità alla manodopera autoctona, appena mette piede all'estero, inizia a delocalizzare in giro, franchising. Ora, è chiaro che la manodopera in Senegal, in Giamaica, offre dei vantaggi. Ma per forza, sono in nero, fanno turni di 10, 11, 12 ore senza una pausa, una siga, niente. Non hanno tutte quelle lungaggini burocratiche legate al TFR, la trattativa per fare rapporto, dove ci siamo visti, no, nel bungalow. È chiaro che se noi dobbiamo competere con queste persone, che sotto certi aspetti sono anche due o tre spanne avanti a noi, no, anche di più, complimenti, dice la nostra ambasciatrice a Zanzibar. Ecco, il nostro made in Italy non si rialza più, insomma. Poi non stupiamoci se si superano anche i cinesi con le loro nanotecnologie, insomma. Dobbiamo fare qualcosa, ce lo chiede l'Europa. Eh sì, basta con questa vecchia classe politica, questi investimenti nei mercati sudamericani, questa corsa ai trans che ha allargato solamente il buco di bilancio, e basta. Basta questi nuovi movimenti anti-europeisti, basta, usciamo dalla toppa. Ma con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per entrarci, ragazzi, mi sembra una stupidata. Servono idee nuove, concrete, perché gli scienziati ce lo dicono che entro il 2048 i giacimenti femminiferi si prosciugheranno. Eh sì, dobbiamo pensare ad energie alternative, gioco forza. Ma in Italia siamo indietro, signori, ci sono paesi come la Svezia, la Danimarca, lì gli impianti fotovoltaici sono... Noi siamo lì con due palle eoliche all'aria, crediamo di essere all'avanguardia. E no, ma la cosa brutta è che le risorse ci sarebbero e ci sono. Noi non sappiamo valorizzare il nostro patrimonio antico. Noi, signori, abbiamo un indice MILF, cioè un numero di Tardone... ma che è un patrimonio dell'UNESCO. Noi dovremmo valorizzare le infrastrutture per loro, le milonghe per il tango, le sale bingo, i festi, il mio spettacolo, il latinoamericano. Noi dovremmo lodare il tardonismo. Mia lode giunga a te, o donna tarda, prezioso manufatto stagionato per chi dentro al caval bocca non guarda. Ma... qualunque sia tua età, bellezza o stato, o donna, il risultato è equivalente. In amor, la sola legge di mercato è che un uomo senza di te non vale niente. Questo è l'alto e il basso che a me piace molto, ne parlavamo ieri nel libro. Io veramente ho frequentato sia l'oratorio della chiesa, sia il bar, e l'oratorio della chiesa tantissimo, e mi hanno anche segato a catechismo un anno per le assenze, e allora avevo pensato di fare un brano che era la Bibbia, Antico Testamento liofilizzato in 5 minuti, sì, per, diciamo, redimermi. Ecco, però nell'affrontare questo testo della Bibbia ho dovuto far fronte a due forze contrastanti dentro di me: mia madre e mio padre. Mia madre, cintura nera di cattolicesimo, sì, con tanto di master conseguita a Međugorje, tutte le domeniche a messa. Mio padre invece comunista, ma dalle idee abbastanza liberali, per fortuna. Se ti vedo un'altra volta con quei mangia ostie lì non sei più mio figlio, grazie. Ho dovuto fare la cresima di nascosto come un brigadista. Ma a me piaceva veramente andare in chiesa, e piace tuttora, solo che la chiesa a Sant'Olcese ha un'acustica pessima e è bellissimo, siamo tutti insieme, però non si riesce nemmeno a percepire quello che dice il prete per rispondere. Una roba tipo, insieme ripetiamo, massizi, vetone. Tutta una roba, cioè tutto un... Tu... Vergine madre, illumina notte, piangenti ridiamo, massizi vetone.
Ma questo poteva dire qualsiasi cosa. Beh, io penso che qualche volta ci marciasse anche un po'. Beh, tu, profondità dell'anima, fosso delle Marianne, senza bombole, scendiamo, diciamo, massizzi vettone. Tu, l'asoni del cuore, collutore nella notte, a stomaco vuoto, può indurre sonnolenza, diciamo, massizzi vettone. Ecco, la mia formazione religiosa è stata abbastanza frammentaria e allora ho pensato di redimermi con questa versione della Bibbia, Antico Testamento, liofilizzata in 5 minuti, dalla Genesi fino ai 10 comandamenti. Abbiamo capito, fai il tuo pezzo, non si lascia. Conosciamo anche noi le cose, pezzo. Genesi, lunedì, al lavoro, buio, luce, fico. Martedì, mercoledì e giovedì, acqua, bestie, pianeti, alla grande. Venerdì, Adamo, ma son solo, costola, trac, Eva, grazie Dio. Aspetta una settimana, poi ne riparliamo un attimo. Paradiso terrestre, non mangiate la mela. Tranquillo, prima antipasto, mela, subito. Bravi, siete affidabili come una panda sul ghiaccio in curva. Eliminati, Adamo suderai sulla terra, Eva partorirai con dolore. Aia, Caino e Abele, amore fraterno. Abele, puoi venire un attimino nei campi? C'ho una roba da farti vedere che non hai idea. Tra! Caino, dov'è tuo fratello? Boh, no. Tu l'hai ucciso! Ah, non si poteva? Vabbè, non lo uccido più, vabbè. Caino fa figli, tutto il mondo si popola di figli di Caino. Dio, diamo un'occhiata, non mi piace. Noè, munirsi d'arca, perché? Modellismo, dai, su. Pioggia, 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 sereno. Umanità sterminata. Ripopoliamo, Noè, al lavoro. Noè fa Sem, Sem Arpaxad, Arpaxad Selak, Selak Eber, Eber Peleg, Peleg Reu, Reu Seruk, Seruk Nakor, Nakor Terak, Terak Abramo, 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 moglie sterile. No, porca zozza! Intervento divino! Ah. Eccoti Isacco, grazie Dio! Aspetta! Adesso uccidilo! Isacco, puoi venire un attimino nei campi che c'ho una roba da... Fermo! Era un test! Paura? Sì. Isacco sposa Rebecca, ha rimoglie sterile. E allora? Intervento divino, Esaù e Giacobbe. Giacobbe, doppia moglie e doppia amante per sicurezza. 12 figli, ma bravo! Voi siete il mio popolo eletto, io veglierò su di voi. Grazie Dio, viaggio in Egitto, tutti schiavi. Mosè, di al faraone di liberare il mio popolo. Ma quello lì non vuole. Piaghe, mosche, cavallette, zanzare, faraone. Vabbè, è stagione. No. Okay. Piaga finale, trucidato nella culla al figlio del faraone. Va bene, liberi tutti. Oh, vedi che tra persone civili poi un accordo lo si trova. Tutti alla terra promessa. Oh, Mosè, qui c'è il mare, ci sono i soldati, come facciamo? Bastone per gli amici inglesi. Tra, open the water. Pass through the water, close the water. Soldati, glue glue in the water. Snorkeling nel Mar Rosso, ci godo. Tutti alla terra promessa. Trekking nel deserto, Sinai. Ragazzi, vado un attimino a prendere i comandamenti. Fate i bravi. Tranquillo. Pra, pra. Ma cosa fate? Ciao mo, com'è? Basta. Ci sono i comandamenti. Imparate a memoria. Quello che ti piace fare, tu nel dubbio non lo fare. Non rubare, non ciulare, fai pipì ma non toccare. Se in sul dito martellare, non invano nominare. Roba altrui, non rosicare. Donna altrui, non messaggiare. Ah, per non mentire in tribunale, v'è un trucchetto elementare.
come Silvio, non c'è andare. Ma la persona che mi ha introdotto veramente al teatro, a cui devo veramente tutto, ed è stato il pezzo che ho amato di più fare, e questo pezzo che andrò a fare, la regia, e infatti capisco che cazzo serve lo stendino che hanno preso. Questo è un brano la cui regia l'ha fatta un grande comico che è stato su questo palco l'anno scorso, Gioele Dix, e insieme abbiamo fatto questo brano, ed è dedicata al barista sotto casa mia. Lui è venì la prima forma di teatro veramente che ho visto, perché lui è una specie di trapezista della teatralità. Lui è tutto tra tre tigri contro tre tigri contro tre tigri, trentini contro trentini. Siamo austriaci, no, siamo italiani. Allora, il barista sotto casa mia. Lui è una specie di trapezista della teatralità, tutto porca trota. Ah. 33 teatranti trentini al Teatro di Trento intrattennero per tre ore il teatro con un trattamento tratto da un trattato del Trotta sul Trotto, e talmente aveva il teatro triturato il tutto che a un tratto col trattore entra un trentino, tracanna un gervur trattino straminer e non trattiene un rutto. Allora, il barista sotto casa mia. Allora, lui è... Immaginate che questo sia il bancone del bar, là c'è l'ingresso, là c'è il bagno e la sinfonia nel bar. Immaginate uno dei vostri quando è molto affollato, fa più o meno così. Rossella, mi sa che abbiamo finito le pastiglie della lavastoviglie. Sì, buongiorno dottore, sì subito. Sì Roby, la gazzetta dovrebbe essere sul frigo. Rossella, i toast farciti diventano due, No, non si incazzi. Se è freddo lo rifaccio subito. Oh Roby, ma hai visto che gol si è mangiato domenica? Porca zozza. La scuola di mio figlio. Belli. Io penso che l'unico nero che non corre ce l'abbiamo noi. Pronto? Sì, le facciamo le ricariche, signora. Team Vodafone. Sì, sono io, me la passi, eh? No, signora, Nokia la marca del telefono. Sveglia, super. Pronto? Salve maestra. Sì, prego signora, sì è libero, in fondo a destra. Sì, eccomi, Rossella, la chiave, eh? Ma dovevo passare mia moglie a prendere mio figlio? No, 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 Abdul, per cortesia, non compriamo niente, no. Ho capito che piange, ma io, Signora, la luce del bagno dove c'è scritto? Luce del bagno, grosso, con la freccia. Maestra, per cortesia, mi passa Andrea? Ah, signora, attenta al gradì. Ci godo, guarda. No, se domenica non facciamo tre punti, ce l'abbiamo nel... Pronto? Ciao amore, no non piangere tesoro, no Franco, tramezzino solo tonno non ce l'ho, c'è tonno e lattuga. Andre, stai tranquillo, non devi piangere, sì, quella lievemente frizzante nel frigo, prendila pure. Adesso risolviamo tutto, stai tranquillo, Franco, solo tonno non c'è, c'è tonno e lattuga. Rossella, per cortesia, mi levi la lattuga da sto cazzo di tramezzino che sennò l'ammazzo. Pronto? Ciao Andre, ecco papà adesso deve mettere giù, deve lavorare, l'avviso io, sì. Vedrai che arriva subito la mammina tenerina, eh? Sì, bastarda maledetta. No, signora, su, no a lei, sì. Sì, deve grattare con una moneta, se scontra i banane uguali ha vinto. Pronto, stordita! Oh, ma non dovevi passare tu a prendere Andrea? Sì, Rossella, un altro macchiato caldo, eh? Ma come sei in banca? No, signora, questo è un melone, non è una banana. Non lo so, non ha vinto un cazzo. Ma non lo so a memoria il mio codice fiscale. Non sono mica Rayman. Ciao Bomber. No, il bagno occupato. JST MRZ. A proposito, Rossella, guarda un po' se è morta quella lì dentro. 79, è scritto? No, Coca Light non ce l'ho. C'ho la 0 che è la stessa roba. D969J. Quella light è per le femmine e quella 0 per i maschi. Jay, come sta cipa? Su, abbi pazienza. Bentornata signora, eravamo in pensiero. Complimenti per la fragranza. Allora, no, senti, però tu adesso devi andare a prendere Andrea. Sì, dottore, segno, non scappiamo, non c'è problema. Sì, ho capito che c'è la coda, sbrigati. Non c'è problema, dottore, non segno, va, non c'è,
Buon lavoro, ciao grande, ciao bello. Testa di cazzo quello lì. Rara, sì, non paga mai. Sì, l'avviso io la maestra. Sì, sbrigati. Robby, io non ce la faccio più. Se domenica mi dice di andare a mangiare da sua mamma, le tiro una ginocchiata in bocca. No signora, pile non ne tengo. Ce ne andiamo allo stadio di te, ce ne battiamo. Sì. Pronto? Ecco, per gentilezza, sì. Mi passa la maestra Anna. No, no, Abdul, per cortesia. Non compriamo niente. Ecco, pronto, salve maestra. Ecco, mia moglie, massimo un quarto d'ora è lì. Non lo voglio l'elefantina, Abdul. Porta una sfiga allucinante sta cosa qua. Ma ho capito che deve andare via, ma mia moglie ha avuto un contrattempo. Io, no, lo so, Rossella, c'è il glutine nel crodino. Ma io non lo so, ma che cazzo, sono un biologo. Ma ho capito che deve andare via, ma mia moglie ha avuto un contrattempo. Non lo voglio l'elefantina, Abdul. Io se piace... Abdul, per cortesia, vai a prendere mia figlia a scuola. Corri un attimo. Fammi sta gentilezza. Maestra, sto risolvendo tutto brillantemente. Allora, mi passa Andrea. Franchino, basta bere birra che sei ubriaco marcio, è mezzogiorno. Pronto? Ciao Andre. Ecco, non passa la mamma, passa Abdul. Rossella, basta birra Franchino che sennò finisce come l'altra volta. Abdul, Andre è uno zio che non conosci. Sì, ti fa tanti regalini. C'ha gli animalini, c'ha l'elefantino, non vomitarmi qua dentro te, vai via, levati di... Ma non è vero che porta sfiga l'elefantino, eh? Ma chi te l'ha detto? È un simbolo di fertilità. Su, passami la maestra, Rossella, passami la segatura che ha combinato un casino questo. Salve maestra, ecco sì, passa Abdul. Sì, uno zio acquisito. Ciao bello, sì, il bagno è libero. Sì, vabbè, scavalchi Franchino, poi in fondo a destra. Maestra, devo mettere giù che devo avvisare mia moglie. Sì. Rossella, dobbiamo fare qualcosa per il marketing di questo bar. Qui pisciano tutti, non beve mai nessuno. Pronto, stordita! Vai pure a farti le unghie, vai, che ho risolto tutto. Scusami un attimo, No, no, I'm sorry, I don't speak English. Scusami un minuto. Rossella, via Zanali, dove minchia è? Ah, sei già a scuola? Grande! No, ma via Zanali non è tutta dritta, è su di... Ma che cazzo se ne frega? Straight on, go this way. Sì, sei risolto tutto, ti amo tanto, lo so. Tu sei la mia pera pesca albicocca ananasace. Sì, ma ti amo anch'io Purghetta, tanto. Sì, Abdul, abbi pazienza, è passata mia moglie, grazie mille. Ma ti amo anch'io Cipresso, tanto. No, sigarette non ne ho, guarda, prova dal tabacchino, ma non ti assicuro niente. Sì, domenica andiamo a mangiare a tua mamma, va bene, sì. Va bene, sì. Abdul, ma chi cazzo è sto bambino? Bene, un brano che è stato censurato in televisione e a mio avviso giustamente. Però stasera mi sento sufficientemente protetto, poi è passato, ho riveduto e corretto. Il brano è ambientato al sushi bar. Sushi bar è quel posto dove si mangia il pesce. Poco. Molto belli piatti quadrati, ma mangiare altra cosa. Dopo raviolata a casa. Pezzo. No, ristorante giapponese ma gestito dai cinesi, vabbè. Carpaccio di pesce cane. Pesce finito, solo cane. Ma come fai a dire che c'è il cane? Sono illazioni che dicono che... Ma l'altra volta mi è caduto un bastoncino per terra, il carpaccio è corso giù, me l'ha portato indietro. Dolce tipico cinese, coppa del nonno. Con scaglie di nonno, vero. Cenavo al sushi bar, oh, con gran diletto. Ma un tratto
avverto in ventre un rimestarmi. Scusatemi, c'è mica un gabinetto. Gli amici restan fermi lì a guardarmi. Le smorfie ed il sudor m'han smascherato. No, ho caldo, volevo rinfrescarmi. Che stolto fui a ordinar lo squalo alato. Che crudo per nipponica ricetta. È la brama di esplorar m'ha sodomato. Raggiungo e trovo chiusa la toiletta. Ma scorgo lì beata in bianco trono, munita di sudoku una vecchietta. Busso, ma al bussar non torna suono. Shhh. Odo un trombettar che viene da essa. Ma un tratto il trombettar deflagra in tuono. Buongiorno anco a lei, o principessa. E vinco dalla lirica che intona, che a scelta di Pietanza fu la stessa. Congedo ai suoi miasmi la babbiona, bramando financo un Vespasiano, brevetto dello imperator di Roma. Ma ecco la speranza, un bar lontano. Sebbene lo pensier sia già in quel loco, costretto a non mollar v'avanzo piano. O dei dei nostri padri, aiuto invoco. Teletrasportatemi là adesso. È tremendo deambular con ventre al fuoco. Entrato, dimandai. Mi fa un espresso. Mi squadra l'oste che sorridente avanza. Al banco te lo porto io nel cesso. Del poi soprassediam che baste avanza. Bene, l'ho tenuto verso il fondo perché ci tenevo, ieri non siamo riusciti a farlo, sono arrivati i copioni e ringrazio la grande Manu e ringrazio anche Vincenzo che mi ha dato una mano tutti questi giorni qua, oltre a tutti all'organizzazione, leccata di culo anche alla fine, perché c'è un brano che è stato scritto per Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che ho rivisto e corretto per la situazione di questa sera. Servono due personaggi con cui i microfoni sono là, visto che l'hai messa altezza di norvegese. Allora, per quanto riguarda il personaggio maschile, io ho cercato un individuo che avesse una ricettività. Vi dico, non sarà una cosa da prendere in giro, ma da secondo me il personaggio in ti chiami, scusami? Claudio. Applauso a Claudio che viene con noi stasera. Non ti prendo in giro, te lo giuro che non ti prendo in giro. Vieni, Claudio. La tua bonarietà serve per il pezzo di stasera. Mentre sei Villa Cidrese? Sì. Alla grande. Per quanto riguarda invece il personaggio femminile, secondo me, cioè le ragazze che guardano se hanno perso degli euro per terra, il personaggio femminile adatto e fantastico per la serata, secondo me, ha i requisiti, beh, la tua compagna no, perché sennò te lì, giocate in casa, la grandissima, ti chiami? Non posso venire, un nome finlandese che si trova da altre parti, sei indisposta, diciamo, alle tue cose, un po' come il bagno. Allora, non voglio forzarti perché sarà una gran cosa, ti chiami, scusami? Belli ragazzi, che donne espansive qua. Ma no, troveremo, ti chiami? Cristina, grande, alla causa, con uno scazzo micidiale, ma viene Cristina, applauso a Cristina. Grande Cristina, ma ti farò uscire alla grande da questo. Mi ripeti il tuo nome? Claudio. Claudio. Vieni, Cristina. Cristina e Claudio, sarà mia premura non prendervi in giro, come capita spesso, ma di innalzarvi e far uscire la vostra recitazione. Qui, ragazzi, c'è anche uno scalino, se vuoi. Vieni, che te ne frega, sei una donna agevole, ci mancherebbe. Allora, da questa parte, Claudio, ci saresti tu.
il tuo personaggio è quello di Adalgiso e le battute sono quelle in grassetto, queste qua più scure. Mentre per quanto riguarda Cree, tu sei anche armata di occhiali, sei una grande, allora il tuo personaggio è quello di Genziana, le tue battute sono quelle sottolineate. Come va Claudio? Tutto a posto. Facciamo sta cagata e... Il messaggio è quello, espletiamo questa cosa, prendimi in giro quanto devi, eccetera. No, ne uscirai la grande. Grande qui, è un atteggiamento della professoressa di italiano che mi sembra fantastico. Va bene, se avete il video mandatemelo pure lì sulla pagina Maurizio Lastrico di Facebook, che deve, non deve essere male. Ok, partiamo, speriamo bene. Stasera, allo paesel dove sono nato, v'è un rito cultural di storia intriso. La sagra dello fungo trifolato. Mi agghindo e attolettarvo il pube, il viso, quando ecco al mio portal qualcun toc tocca. Ma chi è là? Dimanda il suon. Sono Adalgiso. Ma bravo! Col pudore della cosa. Va bene. È bellissimo. È un candore al personaggio che vedrai che ci sarà. Avanza, mio compar di grigia scocca. Sei pronto ad affrontar cibi e bevute? Lo sono, ma ho un quesito. Ve la gnocca? Con un finale milanese anche, mi è piaciuto. Vedrai, ora qua la cambio, però ti puoi attaccare con la tua. Vedrai, ve ne saranno di mai vedute, che al solo tuo mirar cadran vogliose. Se mai ripiegherem su prostitute? Molto bene, perché ha questo candore, sembra un chirichetto innocente. Allora, marciando a quel paesel per vie tortuose, in piazza ci imbattiamo in dolce dama. Buongiorno. Ma che vendi folletto, ma va bene, buongiorno, disse lui, ma non c'era bello. Lei non rispose, buon segno mio compar, ella ti brama. Dimanda con bon ton come è nomata. Ossequi, immensa topa. Lei si chiama? Bravissimo, lo spirito è bene, bravissimo. No, attenzione perché la Cree è una battuta difficile qua. Vai Cree, è bellissimo, bravissimo. Prego Cree, attenzione. Genziana è il mio nome, donna libata. Ma dopo questo incontro sento in petto la voglia di essere suora clausurata. Molto bene, c'è concisione, molto bene, ci è piaciuta, è la battuta più difficile. È un tipo antico style, per te è perfetto, di grazia e di virtù il suo cuore abbonda. Per me, se uno respira, è già perfetto. Tenerissimo, bellissimo. Genziana a questo audir si infuribonda. Caffone, vado via. E chi parla troppo di solito è più incline all'altra sponda. Molto bene, molto bene, molto bene. Mi è piaciuta questa tua incazzatura, che diciamo TG3 Sardo, traffico sulla Sassari Nuoro. Ma io vorrei, Cree, che dentro questa battuta tu mettessi tutte le frustrazioni che hai avuto dall'asilo, tutte le tue incazzature, le riversassi come una lava di male nei confronti del nostro tenero amico. Ti ridò la battuta per caricarti. Genziana, a questo audir, si infuribonda. Caffone, vado via. E chi parla troppo, di solito è più incline all'altra sponda. Molto bene, c'era fremito, c'era fremito, c'era fremito. C'era. Bravissima Cree. Mi pare che a costei non piaci troppo, ma andiam che il mondo è pien di cose belle. Sbattiamoci i genitali di questo intoppo. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Grazie mille Cree. Grazie mille Claudio, pigliamo un applauso, venite. Grazie mille. Grazie, ti chiedo di congedare. Due personaggi notevoli. L'ultima, ci salutiamo. Poi ci becchiamo in giro, foto, quello che volete. Domani sono ancora qua a rompervi le balle. Poi piglio l'aereo, venite.
No, vabbè, ci avete Vinicio, vabbè, ci avete il casino. Basta, ormai hai girato troppo bene. Ritornerò a Villa Cidro. Bene, ma volentieri, davvero. Beh, dopo quando già te lo ricordi. Bene. De Stommi mattiniero, a manca un quarto. A luna. E in letto trovo uno postitto. Amor, va a far la spesa o il cuor ti squarto. Ma orecco il vero palo retro inflitto. Sua lista in geroglifico egiziano. Che neanche un scriba intuisce cazzo ha scritto. Un fust in polv bioprest. Lines biplano. La ghiaia per drenar l'urina al gatto. Tesoro pagatucchio non c'ho il grano. Ma perché madre di Genova m'hai fatto? È arduo al portafogli tender mano. Con braccio da T-Rex ultra retratto. Entrato al sottomarket pakistano. Dimando al banco pesce un chile cozze, veraci come un iPhone 6 campano. Mai laido pesciaiol vestita nozze, successa veramente, ve lo giuro, lo veggio metter mano alle narici che va a speleologare con sue picozze. Oh, frutto del lavoro di meretrici, lo lascio e mentre l'uomo esplora in pacco, io impreco più di un don che paga lici, ma orecco... Un promotor vien me all'attacco con vino in tetropac tavernellare. Mo sentan posto sangiovese polacco, degluto e quindi vo a sommelierare. Ve un vago non so che di prugna agreste e aroma come dir fa defecare, orsù basta spesarne o pien le ceste. Raccatto e giungo a cassa self-servizio. Demonio tentator di genti oneste. Tenendo ultraserrato l'orifizio. Strofino solo un quinto dei prodotti. Sperando che Sanciulo sia propizio. Furtivo ad inculiar tento i biscotti. Ma orecco che la cassa un grido emana. Rimetti a posto i ringo, non mi fotti. Oh voce digital di stronze Adama, che in tutto il supermarket mi sputana, doppiata da un'attrice cagna e nana, nascosta come in Iraq talebana, ti inondo di saliva come un lama, ti sfregio con Steve Wilkinson trilama e ti frusto come dolce con Gabbana. Grazie, grazie Villa Cidro. Merci bien. Grazie a tutti quanti, al Premio Lessia, per avermi sopportato, preso, girato. Sono stato da Dio, è un piacere lavorare così. Ciao ragazzi. Ci vediamo in giro e complimenti per come siete. A presto. Grazie Villa Cidro davvero. Grazie ragazzi. Viva voi, ciao, buona serata!